Eccoci, ciao a tutti, sono Zhang, il vostro cicerone di oggi. Benvenuti al nostro programma Walking Tour. Oggi, sulla nostra promessa, siamo qui proprio al Mausoleo, alla tomba dell'imperatore Qin Shi Huangdi. Indietro a noi c'è questa famosissima, l'ottava meraviglia del mondo, i famosi guerrieri di terracotta. Insieme a me c'è una grande uomo, il professor Ma Yu, che è un restauratore di questo museo. Lui ha ricostruito, recuperato molte terracotte. Quindi, Ma Lo, ci tieni con noi, con i nostri amici,哎，打大家好，意大利朋友，大家好，意大利，Avete conosciuto, avete saputo cosa ha detto? Ha detto che buongiorno a tutti gli amici italiani, benvenuti a questo Museo dei Guerrieri di Terracotta. Eccoci, guardate indietro. Questa è una scrittura della dinastia Qing. Ha scritto la fossa numero uno dei Guerrieri di Terracotta. Perché oggi c'è il maestro Ma Yu insieme a noi? Perché lui ha un legame molto profondo su questo museo. Vedete su queste sculture bianche, su marmo, con i rilievi bellissimi. Chi ha fatto questo? Ha fatto da suo padre. Già da suo padre è un restauratore dei beni culturali, ha fatto molti contributi per la conservazione dei beni culturali cinesi. Anche dalla sua generazione ha ereditato questo mestiere per continuare il dialogo con il passato. Adesso entriamo insieme a noi, scopriamo i famosissimi guerrieri di terracotta. Ma adesso dobbiamo andare con noi 去看一下我们的这个兵马俑，再走慢一点。Eccoci, stiamo entrando nella sala della prima fossa. Nella prima fossa. Quindi qui ai piedi del Monte Lishan, vicino alla tomba dell'imperatore Qin Shi Huangdi, il primo imperatore che ha unificato tutta la Cina. In questa fossa ci sono scoperte, c'è una stima di circa 6.000 pezzi delle statue dei guerrieri di terracotta. Adesso è un'alta stagione dei turisti, c'è tanta fila e cerchiamo di trovare un posto ideale per fare la ripresa. C'è tanta gente, questo, eccoci, stiamo avvicinando ai famosissimi guerrieri di terracotta. Venite con noi, eccoci. Ecco, ma allora, eccoci, c'è la faccia. Ecco, avete guardato? Guardato questi famosissimi. Ci sono 6.000 pezzi, ma sono più di 1.000 statue recuperate. Davanti a noi possiamo vedere diversi tipi di soldati. Di fronte a noi ci sono principalmente i soldati corazzati per la battaglia con i carri armata, i carri da guerra. E di sotto, nella prima fila, ci sono tre file, ognuna di 70 soldati. Verso di noi, non corazzati, in totale di 210 soldati che fanno avanguardia. E poi indietro ci sono i carri da guerra, anche i soldati corazzati. Sui nostri due lati, questa parte nord, al lato c'è una fila, tutti i webinari, c'è una fila di fronte a un lato, dall'altra parte c'è un'altra, quindi queste due fanno le ali. E indietro c'è anche un'altra fila che a fronte ovest, indietro, proprio davanti, come l'altroquartia. E la tomba dell'imperatore Qin Shi Huangdi si trova proprio lì di fondo. Lì di fondo, circa 1,5 km, si trova la tomba. Ma questo esercito dei guerrieri di terracotta fa la guardia proprio per la tomba dell'imperatore. C'è anche un modo di dire che in passato l'imperatore della dinastia Qin ha sempre la voglia di unificare tutta la Cina per conquistare i sei stati. Quindi i
I sei stati si trovano nell'est di questo stato Qin, quindi i soldati affacciano a est. Poi c'è anche un'altra tradizione, perché secondo la tradizione funerale cinese si deve affrontare est, perché dove sorge il sole, la speranza. Quindi i soldati affacciano l'est. C'è, trovo la fila, facciamo un giro, troviamo un posto dove c'è meno gente. Ok. Dobbiamo scappare da questa gente e poi possiamo fare un racconto più profondo. Vale dire che non abbiamo ottenuto niente precedenza di scendere nello scavo, quindi dobbiamo seguire lo stesso itinerario dei turisti normali. Ecco, insieme a noi c'è il professor Ma Yu, racconterà anche la sua storia del recupero dei guerrieri di terracotta. 马老师给我们大概讲一下您参与兵马俑修复的一个工作。我是92年到这个麒麟博物院开始工作，前前后后参与了麒麟各个时段的一个保护发掘工作，像我们早期发现的98年的这个石嘎甲坑呀、百戏俑坑呀、水平坑呀，还有我们的六号坑呀，这些坑我们都在和考古同事在参与到。 Quindi il professore ha cominciato a lavorare per il restauro dei guerrieri di terracotta a partire dal 1992. Ha partecipato a molti scavi, per esempio, guardate queste tre file di avanguardia, tre file di guerrieri che ha fatto dimostrare il loro coraggio. Sono più agili per fare l'attacco. Potete anche guardare dai loro mani. Dai loro mani hanno controllato qualcosa delle armi. Secondo noi le prime nelle mani arco, le palestre, quindi sono ciere, palestriere. Invece in seguito ci sono i soldati delle carro. Guardate questi cavalli, questi cavalli ci sono tutti i soldati della carrozza da guerra. Ci sono in totale circa 140 di questi carri da guerra. Ci sono i guerrieri di terracotta, anche i cavalli. Continua a dire. Il professore ha cominciato a lavorare qui nel 1992, ha partecipato a diversi scavi, fra cui di questo qua, le statue dei uccelli, anche altre delle armature. E poi questo scavo è scoperto non prima del 1974, quando un contadino ha scoperto questo sito meraviglioso. Sapete perché? Perché ha fatto guardate dove c'è questa targa, c'è questo, proprio da questo sito è scoperto questo monumento storico. Nel 1974 c'era un contadino, quando scavava un pozzo ha scoperto dei pezzi di tecore, di terracotta, e poi ha rapportato all'amministrazione dei beni culturali. E poi gli archeologi hanno cominciato a fare questo scavo, ha trovato questo meraviglioso monumento dei guerrieri di terracotta. Quindi da quest'anno fino al 1979 è compiuto la costruzione di questo museo, anche la scoperta di questi soldati, dei guerrieri di terracotta. Anche da questo punto possiamo vedere un po'. I soldati hanno una forma più o meno dei nostri uomini,
la minima ha una altezza di 178 centimetri e il più alto di 198 metri, quindi più o meno della nostra altezza. Hanno un peso di circa da 110 kg fino a 300 kg. E questa parte è la parte scavata. Ci sono già più di 1000 statue scoperte. E poi da queste parti qui, vedete, ci sono ancora i monumenti non ancora scavati perché, per la protezione, perché la nostra tecnica non è ancora sviluppata per compiere lo scavo di questo tesoro. Perché prima di appena uscita da terra, questi guerrieri di terracotta portano ancora i colori naturali. Subito dopo perdono i colori. Quindi dobbiamo prima di tutto padroneggiare la tecnica di conservazione di questi colori e poi continuiamo a fare gli scavi. Il professor Mai mi ha già detto che da quest'anno hanno già avuto l'autorizzazione dal Ministero dei Beni Culturali per continuare a fare lo scavo. 马上您讲一下，就是今年我们又得到了许可，可以重新的开始进行一些发掘。对，今年我们可以有30个平方的这个一个发掘工作啊，这是经过国家文物局批准的一个发掘工作。Dopo l'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali, quest'anno i restauratori qui, archeologi del museo, può scavare 30 metri quadrati di questo scavo per fare uscire altri guerrieri di terracotta. Dai, cari amici, vi ricordo che state associando alla nostra passeggiata di oggi il walking tour. Per chi non volete mancare la nostra trasmissione, potete seguire la nostra pagina o iscrivervi al nostro gruppo Cena Walking Tour. Davanti a noi ci sono le statue appena scoperte, ma non ancora restaurate. Ma allora, queste statue ora sono in una situazione? Queste sono le nostre statue che abbiamo fatto nel corso della scoperta. I calcoli hanno fatto tutte le statue portate a questo posto per fare un lavoro di pindoio. Pindoio è stato fatto e poi inviato ai nostri lavoratori di protezione. Quindi il professore ha spiegato che alla fase iniziale gli archeologi, dopo aver trovato tutti i pezzi, fanno questa forma e poi dopo aver fatto questo lavoro, io dico, per creare un lecco, per creare una statua di base e poi consegnerà questi semilavorati ai recuperatori dove lavora il professor Ma. E loro continueranno a fare il restauro per mettere insieme queste statue. Sotto queste terre ci sono ancora migliaia di soldati ancora dormiti sotto la terra. Questa è l'ottava meraviglia della Cina, quindi ci sono tantissimi turisti qui. Vedete, anche da questa parte possiamo ammirare un po' i soldati, le statue appena uscite dalla terra. Perché questo scavo ha subito il rocco, anche lo saccheggiamento. E poi sono tutti distrutti. Guardate queste statue, le mani, forse stanno tenendo qualche armi. Infatti, secondo i ricordi archeologici, ci sono veramente le armi di bronzo nelle loro mani, anche gli archi. Ma qualcuno hanno rubato queste armi, forse per fare la guerra, per fare la rivolta, forse per altro motivo. Chi lo sa, ma la storia ci ha rimasto soltanto questi guerrieri di terracotta. I guerrieri di terracotta è sempre un simbolo, gli amici. Il legame fra Cina e l'estero. Molti nostri amici italiani amano questi soldati di terracotta. Quando ero in Italia ho visitato molte mostre, anche
di esposizione di questi soldati di terracotta. Guardate, invece questa parte sono già le statue collocate, sono già restaurate dai nostri restauratori guidati dal nostro maestro Ma. Il maestro Ma è un maestro, un grande artigiano della Cina, grazie alla sua lavorazione del restauro. Continuiamo a proseguire il nostro viaggio insieme al flusso dei turisti. E poi ci sono tutto questo esercito per difendere la tomba. Per difendere la tomba si trova alla parte est della tomba, si trova sotto la terra. Hanno costruito le mura spesse per reggere un tetto costruito da legno, e poi sopra ci sono ancora la terra. Una volta il tetto di legno fu bruciato e crollato anche la terra, quindi hanno distrutto questi guerrieri di terracotta in migliaia di pezzi. I nostri archeologi devono cercare tutti i pezzi per riprodurre, per dare la seconda vita a questi guerrieri di terracotta. Ma se mi dici un po' di questo, nel lavoro di scavo, ci sono alcuni problemi in questo Bingma Yong. Perché ora abbiamo tutto questo scavo e questo scavo in un insieme, quindi nel lavoro di scavo, come in Bingma Yong, ci sono molte scavi. Nel lavoro di scavo, il scavo è un problema. Quindi nel lavoro di scavo, 怎样去把这样宝贵的彩绘能保存下来，我们就用不同的方法。这种不同的方法嘛，我们有几种比较成熟的就是经验去一点点去做，啊，这个是比较难做的一方面。 Quindi ho chiesto qual è la cosa più difficile per il gruppo di restaurazione. Ha detto che dopo aver appena scavato questi guerrieri di terracotta portano ancora il colore, il dipinto a colore, ma subito dopo perdono. Ma questa è una difficoltà per loro, stanno facendo molte ricerche per conservare questi colori. Questa è la difficoltà, la sfida maggiore per loro. Qui di sotto ci sono ancora altre migliaia di soldati dei guerrieri di terracotta. E poi questo qui c'è troppa gente, e poi dopo la nostra passeggiata fuori da questa fossa vi racconterò dettagliatamente la costruzione di questa terracotta, quindi una tecnica molto avanzata nei 2200 anni fa. Quindi è proprio una esperienza unica di trovare qui dentro il museo, di fronte a questi guerrieri di terracotta. Quindi significa che stiamo facendo un dialogo con queste opere, con questi uomini di 2000 anni fa. Ma se ne ha, in due giga, c'è un buon uccio, 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 un buon 把它怎样保存下来，因为我们现在没办法去解答它，可以把这些信息保存下来，留给后人去慢慢去解答，也给搞历史学家、各个学科的专家，像搞艺术、搞美术、搞设计，哪个方面的专家都可以作为它一个解答。因为我们这个现在这个考古发掘呢，还有文物保护修复呢，它是个综合性的学科，它不是一个学科能解决的，是很多学科来共同解决的一个课题。 Quindi ha cominciato a fare questo lavoro proprio per amore. Anche il suo amore è molto importante. Anche fino ad oggi abbiamo trovato molte tracce in questa statua, ma non riusciamo a spiegare meglio cosa si tratta. Ma il nostro lavoro più importante è registrare tutto questo e lasciare i nostri
successori anche gli altri colleghi che per le belle arti, anche per gli storici, di rispondere a queste, queste domande. Continuiamo ancora la nostra passeggiata di oggi. Ecco qui, ci sono tutti i lavorati, le opere lavorate. È una esposizione delle statue restaurate. Potete vedere, sono tutte composite con i pezzi. Ci sono anche i pezzi mancati, ma i pezzi mancati non hanno influenza per la nostra conoscenza sulla bellezza, sulla maestosità di questo esercito sottoterra. Ok. Quindi continuiamo ancora. Insieme a questi famosissimi guerrieri di terracotta ci sono anche migliaia di turisti. Dobbiamo cercare di spostarsi. Cari amici, per chi ha appena cominciato a seguire la nostra diretta, vi ricordo che siamo a Xi'an, al Museo dei Guerrieri di Terracotta. Adesso ci troviamo nella fossa 1, dove ci sono più di 6.000 soldati di guerrieri di Terracotta, fra cui più di 1.000 statue sono state già recuperate. E ci sono ancora altre migliaia di soldati che stanno uscendo sotto la terra, grazie ai lavori dei nostri maestri di recupero. Ecco, questa è un'altra area di esposizione. E poi vi ricordo che questa sala copre una superficie di 14 di 142.000 metri quadrati, quindi circa due campi di calcio e maestoso, che contiene circa 6.000 soldati dei guerrieri di terracotta, come un esercito dell'imperatore Qin Shi Huang Di, il primo imperatore che ha unificato la Cina. Eccoci, siamo già arrivati all'altro lato dell'esercito, quindi alla coda dell'esercito. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata di fronte, dove c'è le finestre luminose, e poi abbiamo fatto una passeggiata lungo un lato e siamo arrivati qui. Qui c'è meno gente, potete ammirare un po' questi guerrieri di terracotta recuperati come un esercito reale. Nel passato i cinesi hanno un concetto che dopo la morte viverà una vita come attuale. Quindi nella nostra cultura funerale, prima della dinastia Qing, quindi nella dinastia schiaviste, si fanno il sepolcro dei schiavi, e poi dopo, già dalla dinastia Qing, usano le statue dei guerrieri di terracotta. Così questo possono anche incoraggiare i suoi soldati di lottare per lui, perché sapevano che non dovrà finire nella tomba dell'imperatore. Ma la scienza è giusto, come se i Hawkong da Jebe, dove c'è scienza e c'è merda di Bima Yun, c'è i Boston di Gosama Cinqua. Scienza di Gibuva, Tina Randi, ma Giovanni di Giambu, Sio Vantan, ma fanno di Gadifa. Giungo a Zihona, ma hai abbata. Quindi ha detto che questi soldati, queste statue, sono messe qui dopo la restaurazione per fare l'esposizione. E poi, dopo aver compiuto la fase definitiva, saranno spostati dove usciti. Quindi torneranno al loro posto originale. E i nostri archeologi continueranno i loro scavi di questo museo. Dai, finiamo questa fossa numero 1,
spostiamo alle altre due fosse. Ci sono in totale tre fosse che coprono una superficie di circa 2 ettari. Questa fossa numero 1 è la più grande. E poi adesso andiamo alla seconda fossa. La seconda fossa ora ha una superficie di 6.000 metri quadrati, quindi di misura più ristretta. Contiene anche meno soldati, meno statue. C'è ancora uno ampio spazio da continuare a scavare. Quindi questa è una passeggiata, una linea normale per i turisti. Dopo questa fossa 1 facciamo un giro e lì entriamo nella fossa numero 2. Ma la Sir,请您给我们讲一下您那个文物修复跟在参加意大利文物修复培训方面的一些经历。 没有参加这个意大利培训之前呢，我还是也是从事这个文物这个修复工作。当参加这个修复工程中呢，理解到最深刻的一点就是理解到什么是文物啊，这句话就是对文物的这种怎样去把它保存下来。 对文物有一个它的历史呀、艺术呀，还有科学这种价值的真正的一种体会，怎样把这些老祖先留下的这些东西能传下去，怎样凭良心把这些事情去做好，这是一个对我最大一个体会。还有在这个工作中呢，也不是简简单单像原来是做的工作，好像是我们是拿刷子把灰尘刷一刷，拿胶把器物粘一粘呀，这是我们对。 一件器物的一个再次的认识和了解的一个过程，就是要发现里面的各种信息，把这种信息呢，要让所有的这个大家要知道，啊，这里面包含了古人的一种智慧，这种智慧呢，要把它发扬出去，传播出去，让更多的人了解这种东西。再一个就是我们在做工作的过程中，它是一个综合性的学科，它不是说是一个专家去能解决的，是有很多。 历史、化学、材料、考古、美术，很多学科。现在像我做的这个工作呢，我们还要跟这个搞刑侦的人员、搞解剖的，还要搞结构的，我们都要在一起合作来完成这个工作，不是某一个单方面的一个学科去能解决的问题。明白，我先给讲述一下。Il professor Mai ha anche una forte legame con l'Italia, perché già nel 1995 ha partecipato al primo corso di formazione. Al primo, primo corso di formazione triennale coorganizzata dal Centro Nazionale di Recupero dell'Italia e del Ministero dei Beni Culturali della Cina. Da questa formazione ho capito di più l'importanza dell'archeologia. Ho conosciuto di più, quindi una importanza di più ai beni culturali. Quindi è molto già prima di questa formazione ho lavorato per la restaurazione, ma a questo concetto un po' più leggero. E poi dopo, grazie a questa formazione, può riconoscere l'importanza di questo suo lavoro. E poi nel secondo posto può concepire che la recuperazione non è solo una disciplina unica, ma deve collaborare con gli altri, con i ricercatori dei beni culturali, dell'anatomia, di tutti, per avere una conoscenza sintetica. 您刚才说的第二点是我有点没记清。第二点就是，还是跟多学科的一个交流。啊，对，那第三点呢？第三点，我也。第一点，OK。 Quindi ho fatto un po', non ho ancora seguito un po', quindi ha detto che la sua partecipazione alla formazione italiana cinese, italo-cinese, nella restaurazione è estremamente importante. E poi adesso è già diventato una
在古贝拉多的第二座的外座，在墓在我在英巴拉多的秦始皇帝啊，按给第来多拉罗斯卡沃第五那多第第亚的斯卡维，莫多英巴当地，哎，包伊维法拉guardare una sua recente scavo nel 1999, una fossa che contengono le statue degli acropati non corazzati, quindi un'altra cultura speciale. 像我说的啊，像我们跟那个搞刑侦专家，刑侦专家就是搞指纹的专家。我在这个俑的身上，俑的陶片的内壁发现这种指纹的信息呢，他给我的结论就是指纹可以判断出这个人的性别、年龄，还有他的民族都可以判定出来。这等于给我们这个丰富了很多的一个知识，而且从2000多年前就留下这个指纹，能感觉就是能了解到当时制作这批俑的他这批工匠的这个年龄在什么层段。对。Quindi ha detto che durante il suo lavoro ha scoperto delle impronte digitali anche nella lavorazione dei famosissimi guerrieri di terracotta. Per cui ha cominciato a collaborare con la polizia, così da possono individuare l'età, il genere, anche l'etnia di questi operai che hanno costruito questi famosissimi guerrieri di terracotta. Quindi questo è veramente un dialogo con il maestro di oltre 2200 anni fa. Questo è una meraviglia per noi di conoscere, di sentire il fascino di queste opere meravigliose, uniche. Quindi stiamo arrivando all'altro, alla fossa numero 2. Guardate questa collina, questa montagna, Kanyako Verdeshan. Questa è la montagna Lishan. Lishan è molto importante perché ai suoi piedi si trova proprio il mausoleo dell'imperatore Qin Shi Huang, il primo imperatore cinese. E qui siamo alla parte est della tomba dell'imperatore Qin Shi Huang, dove è sotto la terra. C'è il suo esercito dei famosissimi guerrieri di terracotta, l'ottava meraviglia del mondo. Eccoci, stiamo entrando la fossa numero 2. Qui è scritto il museo dei guerrieri di terracotta, fossa numero 1. Questa è una scrittura della dinastia Qing. Dopo la riunificazione della Cina, questo imperatore ha fatto molte cose strategiche. Prima di tutto ha unificato la scrittura e poi ha unificato la misura e il peso e poi ha unificato la moneta. Quindi ha fatto la Cina diventare un paese unico che usano la stessa scrittura, la stessa taglia di misura e la stessa moneta. Quindi è diventato veramente il primo stato unifico della Cina. Così può evitare i conflitti fra gli stati combattenti. Anche questo imperatore, dopo la riunificazione della Cina nel 221 a.C., ha costruito un'altra meraviglia, la Grande Muraglia. La Grande Muraglia di dinastia Qin ha una lunghezza di 5.000 km. Anche questo qui, il suo mausoleo, insieme ai famosissimi guerrieri di terracotta, hanno costruito il secondo patrimonio culturale dell'UNESCO. Poi entriamo nella... Buongiorno a tutti voi, appena svegliati, sabato, quindi c'è il fuso orario, siamo già nel pomeriggio in Cina. Vi stiamo portando a fare una passeggiata ai guerrieri di terracotta.
stiamo entrando nella fossa numero uno, numero due. Abbiamo già spiegato che nella fossa numero uno ci sono i soldati corazzati, anche la carrozza da guerra. E poi in questa fossa, secondo le scoperte archeologiche, ci sono quattro falangi. Cioè, ci sono i palestrieri, gli acieri, i cavalieri, carrozza da guerra, anche i soldati corazzati. Questi scavi non sono ancora scoperti, potete vedere questo. Ma lo so, se siete in Shanghai, non siete in Shanghai, non siete in Shanghai, non siete in Shanghai. Guardate questo, di fronte a, ci sono due mura rilevati e poi c'è un cavo, e cavo proprio il tetto colorato. Colorato che ha distrutto i guerrieri di terracotta. Lì in fondo, possiamo scoprire ci sono due cavalli di terracotta. E sotto questo scavo ci sono ancora migliaia di soldati di terracotta. Questa è la fossa numero due. E i nostri archeologi stanno continuando i loro scavi. Ma adesso andiamo a vedere il rosso di Guishuo. E poi c'è un posto da presentare. C'è una statua speciale, particolare, da sottolineare dal maestro Ma. Ci sono in totale tre fosse. Stiamo entrando, questo che stiamo visitando è la fossa numero 2. Numero 2 ha una superficie di 6.000 metri quadrati con migliaia di soldati e cavalli di terracotta ancora non scoperti. Ecco qui, il nostro maestro ha voluto illustrarci qualcosa di speciale. Ma se ne cominciamo a dire questo rosso di Guishuo. 这个绿色归正就是在我们二号坑当时发掘的一件它的面部是绿颜色的现在就是这个面部绿颜色的我们没有办法去解答它到底是绿颜色的有几种说法这种说法没有一个完全的一个答案再一个就它的整个面部呢是绿色它的身上还有它有朱砂有折石这个首饰白色的它保这个整件这些俑的彩绘呢保存的是相当完整的 Quindi ha voluto presentare questo arciere inginocchiato. Perché speciale? Perché dal suo volto ha un colore di verde. Adesso gli archeologi non hanno ancora riuscito a spiegare il colore, perché ha fatto il colore. E poi dalla loro corazza è evidenziato il colore rosso, anche la mano bianco. Quindi non hanno ancora potuto spiegare il motivo, anche la tecnica di lavorazione di questi colori. Ma questo Guishuo Yong è da dove si trova? Guishuo Yong è in questa direzione. Quindi proprio da lì dove ci sono le carte bianche. Infatti questi fili sono le frecce in bronzo. Da lì sono scoperte quattro questi arcieri inginocchiati con dipinte colorati. Sono bellissimi, adesso si trovano nel deposito per mantenere il loro colore, per fare le ulteriori ricerche del tauro. Facciamo un giretto. Questa è la fossa numero 2. Continuiamo a fare un giretto.
per vedere un po' il lavoro di restauro di scavi archeologici. Ma la se, rugo, io ho già detto che in Italia c'è un po' di bambù, 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 保存的东西还是比较震撼的，而且它的规模也很大。 Quindi ho fatto una domanda perché il nostro maestro Maiyu ha anche un'esperienza in Italia. Ho chiesto se facciamo un confronto tra questo esercito e quelli di terracotta con un monumento, una rovina italiana, quale sceglierà? Indovinate voi? Quale sceglierà? Esatto, è Pompei. Pompei ha detto, nonostante che Pompei è causata da una calamità, dal vulcanico, ma dalla maestosità, la grandezza anche di Pompei, dei scavi di Pompei, può esclamare lui stesso. Dai, ci sono qualche statue qui. Facciamo un giro, se senti come impari già questo. Questo è un arciere dei famosi di terracotta. E poi maestro Ma ha detto che è proprio difficile da creare questa forma perché non si sta in piedi dritto ma con una inclinazione. Vedete? Questa statua non si tratta dritto, ma come la torre di Pisa ha una inclinanza. Ma come mai i tecnici, i maestri, possono mantenere la sua posizione? Questa è una tecnica molto avanzata dei nostri antenati, dei operai. Guardate dalla mano destra, forse per tirare le frecce. E poi la mano a sinistra per tirare l'arco. E spostiamo. Ma questo statua, questo saltato che tira con l'arco, è un tipo di arciere dell'esercito, dei guerrieri di terracotta. Ma questo è un cavaliere che tira il suo cavallo. Ha anche la sela, quindi questa è una descrizione della sua della cavalleria della dinastia Qin. Ma la sua, ha del viento, ha del rosso, è anche guardate il volto, c'è anche la traccia rosso. Questo è una un parte rimasto dopo la scoperta, è in rosso. Anche la sua corazza potete trovare il rosso, il rosso realizzato dai colori naturali. Quindi anche questa, su questa cintura c'è questo rosso. Rosso è un colore naturale. Quindi ha detto che il rosso sul volto è più tenero, quindi è realizzato da questo rosso. Okay. E poi aggiungendo il bianco di osso, il bianco di osso per realizzare questo tipo di bianco di rosso più tenero. Guardate questa sera usato nella dinastia Qing, quindi è diverso dalla sera che stiamo usando oggi. Da questo buco anche possiamo sapere questa statua è vuota dentro. Facciamo un giro ancora. C'è tanta gente circondando per ammirare la meraviglia della realizzazione dei nostri antenati. Guardate questa è una ufficiale
di medio livello, a porta un tipo di corazza differente dei soldati comuni. E poi ci sarà anche un'altra statua generale. Siamo qua nel Tianjinyong, c'è Zhongli. C'è troppa gente, quindi facciamo un giro veloce. Questa è la parte indietro di questo ufficiale di medio livello. Ecco qua. Questo è un generale. Ma lo so, siamo in questo Yongkang, abbiamo fatto quanti gen Jiangjinyong? Quindi ha detto che fin qui abbiamo scoperto, hanno scoperto in totale 9 statue di generale di questo tipo. Questo è sicuramente restaurato. E poi di fronte possiamo guardare la faccia molto fiduciosa, anche con la corazza differente, nobile. E poi sopra ci sono, c'è un nodo, come la farfalla, come noi, anche voi cindari, stanno facendo con la sciarpa per fare questo nodo. È interessante? Forse avete imparato da qui, chi lo sa. Ma già dal passato, questo generale portano questo di decorazione. Anche l'alto livello, la potenza. Questo è la statua, il soldato secondo me più bello. Questo è un arciere inginocchiato che abbiamo già visitato dall'altra parte con le immagini del soldato inginocchiato. Questo infatti è l'unico pezzo della statua non distrutta dal rocco e dal cloro della terra. Perché? Perché rispetto alle altre statue ha una testa più bassa perché sta inginocchiato. Anche grazie alla sua composizione del ginocchio, i piedi ha formato una formazione triangolare. Triangolare, così questo può mantenere il suo equilibrio, la stabilità. Quindi grazie a questa struttura questo soldato è rimasto l'unico inferito dal cloro, anche dal fuoco. Anche sulla corazza ci sono i colori rosso naturali, come che abbiamo visitato prima. Anche Kanyo Xiedi. Anche guardate, è molto fino la produzione, guardate le scarpe, e sotto ci sono tutte le lavorazioni di acqua, perché nel passato non c'era lavorazione della tecnica di goma, quindi usano la stoffa anche per cucire, quindi questa è la cucitura. La cucitura molto fine per mantenere l'esistenza di queste scarpe per un soldato. Anche da lì sopra possiamo guardare le sue trecce, i capelli. Anche c'è tutti i dettagli molto fini, molto raffinati. E dalle sue mani forse sta tenendo una palestra per fare l'attacco, come il vostro David davanti al Palazzo Vecchio di Firenze. Quindi forse questo possiamo fare un confronto, i nostri antenati sono tutti saggi, forse hanno già qualche contatto in questi anni. Quindi tutta la corazza, i vestiti sono descritti in modo molto realistici. Secondo me questa è la statua più bella. Facciamo un saluto
Ciao guerrieri di Dragoda, ciao, da un saluto da 2200 anni. Salutiamo a questa statua, continuiamo la nostra passeggiata di oggi. Cari amici, vi ricordo che stiamo facendo la diretta dal Museo dei Guerrieri di Dragoda di Xi'an. Quindi un sepolcro della tomba dell'imperatore Qin Shi Huangdi, il primo imperatore della dinastia Qing. Allora, adesso tocca di nuovo al nostro maestro a spiegare un po' i loro lavori. Guardate, sotto sul pavimento ci sono tutti i mattoni della dinastia Qing, ha una densità molto alta, quindi ogni mattone pesa molto per fare il pavimento. Anche di fronte a là c'è la coda di un cavallo. Quindi sotto a questa terra, chissà quanti guerrieri di Dragoda, quante statue ci sono. Quindi di fronte a noi, questa è una zona per fare la composizione delle statue. Dopo aver trovato tutti i pezzi, gli archeologi fanno la composizione di ogni statua e poi trasferiranno queste statue ai restauratori per compiere la restaurazione finale. Anche sotto di noi ci sono tutti i guerrieri, i cavalli di terracotta distrutti dal rocco, anche dal crollo della terra. Proseguiamo ancora la nostra passeggiata. Quindi questa è la fossa numero 2. Cari amici, state seguendo il nostro walking tour. Per chi non vuole mancare la prossima settimana, seguite la nostra pagina Facebook. Anche potete iscriverti al nostro gruppo China Walking Tour. Vi aspettiamo numerosi. Dopo questa fossa numero 1, composta con i falangi misti come archieri, palestrieri, cavalieri, anche i soldati da carro, da guerra, facciamo una visita a un altro scavo, la fossa numero 3. Ciao amici, stiamo uscendo. Ma la seconda, quando dai, che gioco? Mi è questo in arrivo. Ciao, è molto importante. Mi è questo, insomma. Stiamo da gioco. Ciao, ciao. Buon pomeriggio. Quindi, ho detto che il maestro ha imparato dai corsi di formazione organizzata da parte Cina e Italia, quindi ho detto che può salutare i nostri amici in italiano, ha detto ciao è il modo più semplice, e poi ha detto che ha anche usato di più, tipo grazie. Da ning come shui jue zhe ge ciao. Ciao, grazie. Quindi già ha saputo la lingua italiana. Nella sua carriera è molto importante la cooperazione fra Italia e Cina, ma allora 我们的观众有一个问题，我给您提一下，我先念一遍意大利。 Ecco, prima della nostra partenza, il nostro Leila Bianchi ha fatto una domanda a me, ma io devo fare spiegare il nostro maestro Ma Yu, perché lui sa più di me. Lei ha scritto: ricordo di aver letto sui giornali anni fa della era in atto una proficua collaborazione con il Centro Nazionale di Restauro Italiano verso il Museo di Xi'an. Mi piacerebbe saperne se si è conclusa e cosa
ha fatto la parte italiana, grazie. Ma faccio spiegare un po' il nostro maestro per la collaborazione con il museo di Xi'an, anche per la collaborazione con i recuperatori cinesi, anche con il museo dei famosissimi guerrieri di terracotta. Ma su, abbiamo un amico Mario, ben, 说几年前听说意大利的国家文物修复院和咱们西安博物馆进行了一些合作，你能不能给我们讲述一下这个合作和合作的成果？另外呢，意大利和咱兵马俑方面进行哪些合作，甚至和您本人方面？其实这个意大利从二十世纪九十年代就跟我们国家一直有这样的合作，像我早期的这个学的这个文物修复呀、文物保护呀，就是合作的一个开端，到。 二十一世纪的时候，就跟北京，完了后，意大利这个罗马修复中心又跟陕西省历史博物馆搞了一个现代化的一个壁画的一个陈列馆的一个这样的一个合作，啊，我们的合作是，不是很多，但是也有合作，希望我们下一步跟意大利有这样长期的这种文物保护方面的交长期的一个交流合作。Quindi dall'Italia e Cina la cooperazione è nata già negli anni 90 del secolo scorso. Poi lui stesso proprio è un beneficiato dalla cooperazione fra le nostre due parti, ha imparato molto dalla cooperazione fra i colleghi italiani con i colleghi cinesi. E poi recentemente c'è una cooperazione fra il Centro Nazionale di Restauro Italiano con il Museo di Xi'an. Si tratta di una recuperazione degli affreschi, quindi per fare la restaurazione degli affreschi nel Museo di Xi'an. Stanno portando avanti. Da qui ci sono delle cooperazioni con il Museo dei Guerri di Terracotta, ma non ci sono tanti, quindi spero in futuro la nostra parte, gli amici italiani, possono fare più cooperazione con noi cinesi. Dai amici, facciamo la nostra passeggiata ancora. Yeah. Dopo questa, le prime due fosse, entriamo a una zona più centrale, più importante, dell'esercito. Quindi entriamo nella fossa numero 3. Secondo voi, ma quale parte, quale dipartimento di un esercito è più importante? Scriveteci per farci conoscere. Entriamo e scopriamo. Ci sono molti turisti adesso in Cina, i musei sono aperti gratuitamente agli anziani. Over 60. 咱们在哪边走？这边。 Entriamo nella fossa numero 3. Sapete a cosa serve? A cosa si tratta questa fossa? È una fossa più piccola, solamente di circa 400 metri quadrati, ma una importanza più rilevata. Guardate, ci sono di fronte a noi qualche soldati corazzati con anche i cavalli, come una camera. E poi ci sono anche tutte, ci sono in totale una settantina di cavalli. Prima di tutto, su questi dati ci sono le immagini di queste teste, appena scoperte. Hanno ancora i colori, sono con. Ma allora, questo è quello che abbiamo fatto per il nostro paese. Sì, abbiamo fatto per il nostro paese, per il nostro paese, per il nostro paese. Quindi, appena uscite dalla terra, queste terre, queste teste portano i colori bellissimi, i disegni di colori bellissimi. È peccato che con la nostra tecnica di oggi non possiamo ancora mantenere i colori così. Questo potete scoprire che non sono tutti i soldati affacciano all'est, ma affacciano in mezzo al corridoio. Perché? Sapete ancora, fino adesso
riuscire a individuare, a sapere, indovinare a cosa serve questo scavo, questa stanza. È vero, si tratta di un quartiere generale. 马老师，我们这个坑是一个什么作用？这个坑其实相当于它的当时一个指挥部，就是兵马俑它分为左军、右军的那个指挥部所在地方。就，quindi adesso ho confermato la mia spiegazione. Si tratta di un comando generale, che controlla i due eserciti che abbiamo visitato. Ci sono anche i cavalli, gli ufficiali, le loro figure sono diverse dai soldati normali. Ok. Ciao a tutti, grazie alla scoperta. Nel 1974 il governo ha cominciato gli scavi e la restaurazione di questo monumento. Guardate, sì, questo è il pezzo della corazza, dell'armatura. Il colore rosso abbiamo già visto sul arciere inginocchiato, anche sul generale. Prima della restaurazione è così, grazie alle mani magiche dei nostri restauratori, questi guerrieri di terracotta hanno la seconda vita. E così dopo 2000 anni fa, 200 anni, possono incontrarci e fare un dialogo tra di noi. C'è un grande flusso di turisti, quindi è difficile fare la presa, molto bravo. Ok, abbiamo finito la nostra terza fossa. Ma la nostra passeggiata non finisce oggi, non finisce con questa fossa. Vi facciamo guardare anche un'altra visita nello scavo delle statue acrobate che abbiamo registrato nella mattina, perché a una distanza più lunga da qui ci vuole circa mezz'oretta per arrivare, dove l'opera è diretta proprio dal nostro maestro. Nella visita in quel sito archeologico, il nostro maestro vi rappresenta le altre meraviglie, perché sono le statue di terracotta, ma non guerrieri di terracotta, ma gli altri, di acrobati, di musicisti, di tutti, di altri. È una figura diversa. Quindi adesso vi ringrazio per seguire la nostra passeggiata di oggi. Anche ringrazio al mio maestro Ma Yu, che ha fatto la compagnia, anche la descrizione. Terminiamo la nostra passeggiata di oggi e non fermate, perché ci sarà una mezz'oretta di visita in un altro luogo subito dopo il nostro saluto. Ma lascio con il mio guardione, da che gioco, ciao. Quindi ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Alla prossima, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao amici, benvenuti al nostro walking tour. Oggi vi portiamo a visitare un'altra meraviglia della Cina. Siamo al Museo dei Guerrieri di Terracotta. Ma qui a Xi'an non ci sono soltanto i guerrieri di terracotta, ma ci sono anche altre figure. Non sono guerrieri, ma di terracotta. Adesso ci troviamo a questo nuovo scavo, con il codice 9901. Si tratta di una fossa per gli artisti, per acrobazia. Questa fossa è scoperta nel 1999 e diretta dal nostro maestro Ma Yu. E adesso andiamo insieme a scoprire questo scavo. Andiamo!
il maestro Mayu ha studiato in Italia, quindi ha già imparato tutte le tecniche di restauro per i beni culturali. Qui questo museo, questo scavo è proprio diretto dal nostro maestro Mayu. Ma la signora, con noi in Italia, da quando da cosa fa? Hi, 大家好，我是来自中国的秦始皇帝陵博物院的文物修复师马宇。Quindi ha detto vi ha salutato è il maestro Mayu del museo dell'imperatore Qin Shi Huang Di, quindi di questa zona dei scavi dei guerrieri di terracotta. Quindi questa è una nuova scoperta nel 1999. Quindi durante uno scavo di un'altra fossa per la corazza dei guerrieri di terracotta. Nel corso di scavo per individuare la grandezza di quello scavo hanno scoperto questo scavo. Possiamo girare un po' qui? 我们来转一下看一下这个坑。Ecco, questo è lo scavo, è un tipo di miniatura dei guerrieri di terracotta. Ci sono anche i corridoi dove ci sono ma le figure non dei guerrieri di terracotta, ma degli artisti per l'acrobazia, per l'opera di teatro. 您跟我们讲一下这个坑大概的一个发掘工作是在哪年开始的怎么发掘发现的这个百戏俑坑呢我们叫9901坑这个9901坑呢就是我们在9901坑呢就是我们在1991年的时候发现的这个坑呢这个坑的发现呢就是我们在探我们这个北边有个9801坑9801坑是个石盖亚坑在探这个石盖亚坑大小的时候发现了这个百戏俑坑当时我们是发掘了有70多个平方这个70多平方呢当时就发掘了有12件姿态各异的一个百戏俑在12年经过国家文物局批准以后我们搞了一个在做了一个正式的一个发掘工作当时我们就是考古还有现场保护我们同时到进入到这个坑的这个发掘和保护工作中 quindi ha fatto una spiegazione più dettagliata perché ha avuto questo nome 9901 perché è scoperta nel 1999, quindi il 99 è l'anno. Questo durante una esplorazione di un'altra fossa di corazza ha scoperto questo nuovo scavo. Quindi all'inizio, nella fase iniziale, ha scavato soltanto 70 metri quadrati e poi dopo il 2012, dopo l'autorizzazione del centro di archeologia della Cina hanno esplorato, hanno aumentato la grandezza di scavo di questo scavo. Ecco, queste sono le figure di terracotta scoperte in questo scavo. Scoperte, che ne dite? Questi non sono i guerrieri di terracotta, sono diversi, sono proprio diversi. Il professor Mayu mi ha già comunicato, già informato prima che loro non sono i guerrieri perché non portano la carrozza, la corazza, ma per il busto sono nudo senza la corazza. Fanno i movimenti di tipo acrobazia anche per fare il divertimento della corte, per soddisfare l'esigenza dell'imperatore. Ecco, questa è una molto interessante, questo è una molto robusto anche con la pancia. Quindi queste figure hanno le diversità, uno diverso dall'altro. Continuiamo a proseguire la nostra passeggiata. Vi ricordo che stiamo facendo la nostra passeggiata walking tour. Per chi non vuole mancare le nostre prossime puntate, potete iscriverci anche al nostro gruppo su Facebook, China Walking Tour, anche seguire la nostra pagina. Ma la seconda cosa che abbiamo detto è che il Hang Tu, cioè il Mu Yizhi, Pudi Mu Yizhi, è in quale posizione? 菩提木你不就是就下面能看到那个烧那个痕迹啊那就是菩提木的痕迹菩提木的痕迹就是黑色的那个黑色的那个黑色的那个 ecco questo parte di nero sono infatti questo è il nero perché il legno del tetto del legno fu
bruciato e poi caduto, e poi anche la terra sopra hanno caduto per seppellire tutti questi tutte queste opere, tutte queste terracotta. Ha ricordato che questo scavo ha subito non solo una volta il rocco, ma diverse rocco. Anche questo ha fatto lo stesso destino per i guerrieri di terracotta. Ecco, qui ci sono tutte le figure che hanno scoperto, tra cui c'è una molto importante, è questo qua. Questa è una statua di un artista, è molto interessante i suoi vestiti, vestiti con questo tipo del capo di un ghiotto, quindi non è la corazza. È interessante che sul loro vestito ci sono tutti questi disegni geometrici, anche i fili del tessuto, quindi la lavorazione, la tecnica è già molto raffinata.马老师，这个坑的总面积现在是多少？这个坑那个现在面积有800多个平方。啊，对的，给啊，对，说啊 ，superficie di questo scavo a 800 metri quadrati。dai, vi portiamo a guardare una cosa meravigliosa, una incredibilità. Già durante la nostra passeggiata ai quelli di terracotta abbiamo scoperto, abbiamo già raccontato che nella dinastia Qin hanno già controllato la tecnica di metallatura di bronzo, quindi ha creato molte le armi, anche gli oggetti in bronzo. Vedete questo qua, vicino al codice 09, c'è un piede, c'è una manipola. Questo deve essere un tipo di tazza, tre piedi. Secondo le nostre ricerche, questo tipo di tazza deve essere un strumento per gli acrobati, per dimostrare la loro forza, perché in passato la forza è una cosa molto importante. Per dimostrare la loro forza devono tirare questo tipo di tazza a tre piedi. Prima di tutto guardiamo questa rovina, questo è il treppiedi, questo è un piede e questa è una manipola, questo è un bronzo. Ma perché così è un bronzo? Perché vi abbiamo già spiegato che questo qui è già subito un rocco, quindi la tazza di treppiedi è già fuso perché è l'alta temperatura. Forse voi sarete curiosite perché. Come mai è riuscito a fusare questo treppiede? Perché la temperatura è abbastanza alta, fino ad arrivare a 1000 gradi. 1000 gradi può fare fusare la fusione di questo treppiede. E poi qua, nella rovina, hanno scoperto un'altra tazza di treppiedi. Invece non è mantenuto la completezza, perché secondo la loro ricerche, questa tazza deve essere posto superiore a questo tetto di legno, quindi dopo il rocco è caduto nel corridoio, quindi ha mantenuto la sua completezza. Adesso hanno già trovato molti pezzi per ricostruire queste figure. Ma se siamo in questo cono, abbiamo costruito 多少件这个百戏的俑？我们目前肯定也修复了有24到25件，因为有两件是正在修复之中。Adesso hanno già compiuto il restauro di 24-25 figure, ci sono anche altri due in corso di restaurazione. Vediamo qua. Questi anche sono gli oggetti scoperti in questa fossa. Questo oggetto ha una forma semirotonda, semifero, ma fino ad adesso i ricercatori non hanno ancora individuato a quale motivo funziona questo oggetto. Potete indovinare, forse avrete la vostra idea. Scriveteci per dimostrare la vostra idea. Scriveteci a cosa serve questo oggetto. Questo anche costruito in bronzo ha un peso di 4 kg.
anche secondo le ricerche questo tipo di vassoio o di vaso anche in terracotta è un tipo di strumento per gli acrobati. Quindi questa è una piccola scavo, una piccola una miniatura di quelli di terracotta. Attorno alla tomba dell'imperatore Qin Shi Huangdi ci sono molti tipi di questo tipo di sepolcro, contenenti i tesori, anche questi tipi di figure di terracotta. E questo tipo di nero carbonico significa che questa zona è subito il rocco. Anche potete guardare in fondo sulla parete, anche qui sulla parete, la mura non costruita in mattoni ma sulla, con la terra patente, uno strato dopo l'altro, quindi questa costruzione è molto robusta, molto forte, resistente, quindi durante questi rocchi hanno mantenuto ancora la loro forma. Riportiamo, questa è una cosa molto importante, molto curiosita. Faccio presentare un po' il maestro Ma Yi. Ma Lao Shi, qing nin gongmen jiang yi jiang, zhe zhang tubiao de yi ge yi yi. Zhe ge tubiao jiushi women zhengge de yi ge xiufu de yi ge bujiu, jiushi bu zhu women zhe ge xiufu yi dian dongxi de shi women yingge di yi bu, di er bu, dao zuihou women xiufu wan yihou, jianli zhe ge xiufu dang'an yihou yi ge chengxu, yi ge zhengge guochang. Jiushi women zai xiu yi dian yong de shihou, bao hou he xiu fu yi dian yong de shihou, women yao zuo yi ge hen hao de yi ge dang'an de yi ge ji lu yi ge guochang, ba zhe ge ji lu yao 留给下一代，留给后人去做这样的更深入的一种研究。Sì, come vi abbiamo già illustrato, il maestro Ma Yi ha associato, ha partecipato ai corsi di formazione sul restauro fra Italia e Cina. Quindi i maestri italiani hanno insegnato ai restauratori cinesi come devono fare. Dal maestro Ma Yi ha creato questo tipo di una procedura per la conservazione e il restauro degli oggetti. Quindi dalla documentazione fotografica fino al disegno dei difetti e poi per la pulizione, per pulire i progetti, i reperti, anche fino alla fine per fare un archivio completo. Questo è molto importante anche per i nostri figli, le prossime generazioni. Anche vi portiamo a guardare un po' i loro archivi, come hanno fatto nel loro laboratorio. Questo museo ha un'architettura molto occidentale, a me piace molto. Anche queste figure di terracotta hanno mantenuto, portato ancora i colori naturali. Ma da qui, con questo, guardando queste figure, forse abbiamo già attraversato più di 2200 anni per avere un contatto con i nostri antenati, per conoscere le loro tecniche, le loro figure, anche i loro divertimenti. Questa è una scoperta molto importante. Ma Lao Shi, perché voi dite che il Bai Xi Yong è in questa cultura di storia di grande significato e con Bing 第一个，它百戏俑它是姿态各异；第二个，它完全就根据人体的结构去做的，就是完全是根据人体的肌肉的变化。它姿态就人的肌肉变化是有动作以后，它的肌肉在变化。就是我们考古学有个叫仿生学，它完全是根据真人模特去塑造的这些俑。Quindi ha detto che la scoperta di questa fossa è estremamente importante perché abbiamo visitato i guerrieri terracotta, ma questa è diversa. Questa è una forma molto simile alla vostra scultura romana greca, anche come Leonardo da Vinci ha scoperto i muscoli, i movimenti. Anche questo, senza la coperta della corazza, le nostre figure hanno mantenuto le loro figure, i loro muscoli, i muscoli, anche i movimenti. E questo è molto vivace. Anche questa è una opera recuperata proprio dal nostro maestro Ma Yi. Ma Lao Shi, qing nin gongmen jiaoshao yixia zhe ge zhe zun yong, zhe yi ge qing, zhengti qingkuang. Zhe jiao yong jiushi wo men shi yi ge mo jian jiao yinggai shi zuo zi yong,
当时我们在发掘的过程中呢，就没有发掘到它到底是做的什么东西，它到底是做的是木质的呢，石质的呢，土质的呢，到底是做的什么，我们没有一个准确的一个发掘过程中没有发现。所以在修复过程中，我们首先要考虑它能不能立起来，能坐得住，就是我们要，这是有我们一个修复难度。再一个就是我们在这个这个2000多年间它这个有动作以后呢，它内部在烧制的过程中内部已经开裂，开裂以后这个缝隙也比较大，就是我们在这个洞穴啊下面这个1公分多这个距离，这个距离就我们要找到这个距离的话，我们要经过反复的这样去拼对才能找到。还有一个就是我们在补全的方面，哪些地方应该补全，哪些地方不应该补全，这也是要符合这现在国际上一种惯例，就是就是可辨识性这种认知啊，三大原则之一。我们也又选用了不同的补全材料，对这叫用做进行了不同的补位。Quindi ha fatto una presentazione molto tecnica e cercherò di fare la descrizione più precisa. Quindi questa statua è molto speciale. Perché? Perché tra le statue che abbiamo scoperto sono tutte in piedi e questa ha una posizione seduta. Ma secondo la nostra ricerca storica, nella dinastia Qin non c'è ancora questa posizione di sedere, perché in quell'epoca i cinesi, i Qin, siedono per terra, non su una sedile. Fino a qualche secolo fa, cioè, hanno inventato le tavole alte con la sedia alta, così c'è questo tipo di posizione. Quindi i restauratori non hanno ancora individuato su che cosa ha seduto, una sedia di legno o una pietra o qualcos'altro, perché dalla rovina non hanno trovato una testimonianza, quindi il maestro ha creato questo tipo di struttura di sostegno per questa statua. E poi per la restaurazione, sotto l'umbelico c'è una frattura di circa 1 centimetro. Perché? Perché durante la cottura di queste statue di terracotta, fra qualche parte c'è tipo questo tipo di frattura. Quindi per i restauratori è molto difficile da posizionare questo pezzo. Questo anche al centro è molto importante per continuare a restaurare i pezzi superiori. Quindi questo ha impegnato molto tempo per completare questa fase di lavoro. Comunque questa è una posizione meravigliosa, speciale, unica nella dinastia Qing, è molto importante. Io ho dimenticato una cosa, ho dimenticato a presentarvi una cosa molto interessante, dove c'è un tipo di mattone di piombo, non di terracotta, non di terra, non di pietra, ma di piombo, ecco qui. Dove c'è questo numero 12, davanti a 12 c'è questo quadrata, i mattoni di piombo. Ogni pezzo di piombo ha un peso di 33 kg, quindi è molto peso. Secondo l'illustrazione del maestro Maio ha detto che questo forse per costruire il pavimento, per proteggere il pavimento. E poi c'è questa pietra proprio vicino al numero 12 come una uova. 你刚才说那两块圆的石头是也是它的表演的一个道具一样。OK, questo anche è costruito da marmo, quindi è molto peso, come uno strumento per gli acrobati di fare le mostre. 好，我们这个先去看。Adesso vi portiamo a guardare un altro oggetto che piace molto.Il nostro maestro Maio, 我们介绍一下这位您最欣赏的一个文物。这件是我们一个编号是9号俑，这件俑的这个上半身已经找不到了上半身找不到，完了后就是它的这个动作，它这个动感做的相当，而且是根据人体结构去塑造出来的，把裙摆的这种内部的人的这个肌肉感塑造的相当完美。Quindi ha detto che questa statua ha il numero, porta il numero 9, e poi il busto è introvabile, quindi non hanno trovato il busto. E poi proprio le gambe, dalle gambe possono capire il movimento, i muscoli. Anche
guardate il Pantaloncini, c'è porta tutto questo tipo di un senso di movimento, quindi molto simile alla vostra scultura romana. E poi su, tipo verso questo ginocchio non ha attaccato, perché secondo la presentazione del maestro ha detto che questa statua è ancora divisa in tre parti, quindi per un motivo è facile da spostare per mantenere la sicurezza, dall'altra parte per fare i visitatori conoscere la situazione di questa statua. 马老师，现在我们去实验室来看一下。Adesso vi portiamo a fare una visita nel laboratorio. 您请。Ecco, adesso stiamo entrando nell'ufficio più importante per il restauro. Quindi qui può dare la vita per gli oggetti. 摄影师稍微注意安全啊，因为你后面看不到啊。 Ci sono ancora tutte queste statue svelate, quindi possiamo aspettare un giorno, possiamo vedere il fascino di questa statua. Eccoci, il maestro Mai ha avuto esperienza di studio di restauro in Italia, quindi questo è uno archivio della restaurazione di questa statua seduta. Quindi vediamo cosa hanno fatto per fare il restauro. Ma se non c'è, come ci sono i cani, non si ruha, 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 保存现状是什么？我们怎么样去修复一步一步把它这样都把它完整把它记录下来？谁做的这一块，这等于是留给后人一个相当珍贵的一个资料。 Quindi possiamo vedere qua hanno fatto il numerico, ha fatto un codice per ogni pezzo dei pezzi della statua, e poi hanno anche descritto qui. Non ho scoperto. Ecco qui. Hanno registrato ogni singolo pezzo per i difetti, per la conservazione, anche per, con le loro tecniche di restaurazione. Quindi questo è un archivio storico estremamente importante per i nostri figli. Questo è un 整个这些东西，整个这些器物修完以后，我们要给它画一个完整的一个整体的一张图。 Dopo la restaurazione devono fare una questa figura, un disegno completo. 这张呢，就是我们要画一个它勇士有多少个残片，把它拼对，连接起来的一张图。 Quindi invece questo è una un disegno con la divisione dei singoli pezzi. 这张呢，就是要用当时。 现在目前呢，保存下来都有多少彩绘的一个痕迹 ？Anche questo dove ci sono i disegni colorati hanno ricordato le informazioni sui disegni colorati. 这是它的侧面。 Quindi questo è da un altro angolo laterale. 这是它的侧面，这都是侧面。 Quindi questo sono tutti i disegni laterali. Quindi questo è una 这是侧面的一个残破的一个。 Anche questo è una a disegno laterale con la divisione dei pezzi. 最主要是后面的这些病变图。 Anche poi in seguito ci sono anche la registrazione dei difetti di questi pezzi, come le malattie della terracotta. I restauratori, come un medico, devono curare questo tipo di malattia. Hanno ricordato perfettamente dettagliatamente questi pezzi dopo la scoperta degli scavi. Ma se siamo su mei giorni, questo sufu è ecco, vedete, per ogni singola statua c'è una casella dei documenti storici, degli archivi. E poi per mantenere questi
archivi, anche il museo da diretto dal maestro Mayu ha fatto un archivio digitale. Possiamo guardare un po' la digitale. Ecco, guardate, questo è un archivio completo per una statua. Ecco qua. Questa è la situazione subito dopo la fotografia, subito dopo la gli scavi, la scoperta, da dove sono trovati questi pezzi. E poi ecco tutti questo il registro per quanti pezzi, per quel codice e cosa si tratta. E questo è un singolo codice. Questa è la registrazione dei difetti, delle malattie, dei pezzi di terracotta. Poi questo è un confronto prima e poi dopo aver pulito. Guardate, questi sono tutti i pezzi per ricostruire una statua, quindi come fare io l'eco è molto difficile. Questa è la scena di lavorazione del restauro. Anche tutti questi sono il dettaglio per fare i nostri figli di ricordare la situazione originale di questa statua. Quindi andiamo a scoprire un posto meraviglioso, la scrivania del nostro maestro Mayu. Ma lo so, ecco, questo angolo si tratta per il maestro Mayu. Nin gancai ye 介绍过您是 2016年 咱们罗马修复中心的 卡波尼院 ecco, ci sono molte tipo di miniatura dei scavi. Ecco, mi ha raccontato che nel 2016, guardate, è una italiana, sicuramente è una italiana che sta lavorando insieme al nostro maestro per il restauro, la restaurazione di una statuetta. Si chiama Gisela Caponi. Chi è? È il direttore del vostro Istituto Superiore di Conservazione e Restauro dell'Italia. Nel 2016 è stato proprio qui dove ci troviamo e ha stupito per la procedura, la tecnica della squadra guidata dal nostro maestro Mayu, quindi è proprio identica ai restauratori italiani. Quindi il maestro ha imparato tutte le tecniche di restaurazione dall'Italia, ha mantenuto qui nel loro laboratorio. Facciamo un giro e vediamo i ragazzi e i giovani restauratori cosa stanno facendo. 马老师，请您给我们介绍一下现在您的这个队员都在做一些什么样的事情？我就站这边吧。我们这个同事在清理，这是一个永投的，正在清理它上面的这个彩绘的一些病变啊。Ecco, ha detto che questa ragazza sta pulendo un pezzo di testa di una statua per trovare le tracce dei colori di questo pezzo. Questo è un orecchio sicuramente. 然后其他的同事都在这个同事正在画一个永的这个残破的一张就病变这个残破图啊。Quindi come abbiamo già visto nell'archivio, questa collega sta disegnando una figura con i difetti della statua, quindi un ricordo storico molto importante. Quindi questa collega sta disegnando la situazione di difetto di ogni singolo pezzo. Anche l'altra collega sta disegnando per un altro pezzo di scoperto con la registrazione dei difetti. Quindi questo è tutto, questo è un tipo di lavorazione, il restauro delle statue di Acropadi, quindi un recente scavo vicino alla tomba dell'imperatore Qin Shi Huangdi. I ragazzi hanno, sotto la guida del nostro maestro Mayu, hanno già padroneggiato tutta la tecnica del restauro italiana, quindi questa è la restaurazione italiana, è una nicchia.
Quindi nel 2016, quando è stato il direttore dell'Istituto Superiore di Conservazione e Restauro italiano, è stato subito, ha fatto una sua esclamazione. Facciamo cosa ha detto lei? 2016年 罗马学务中心的院长来的时候，他受到咱们的这一个流程的一个惊讶，他当时是怎么说的？您还记得吗？嗯，当他是说是，你们为人类做了很大的贡献，你们想做的这么详细的资料，这个卡波尼院长也是没有想到的，就是你们做的工作非常非常好。Quindi il direttore Carboni ha detto che avete fatto un contributo grandissimo per tutta l'umanità.Avete mantenuto il documento storico per i nostri figli, quindi questo è estremamente importante, quindi questo è un apprezzamento molto importante, anche incoraggiante per i nostri colleghi. Cari amici, vi ricordo che abbiamo fatto la nostra passeggiata qui a Xi'an, al Museo dei Guerri di Terracotta, anche qui al recente scavo delle statue di acrobazia.Grazie al nostro maestro Maiyu che ha fatto la guida per noi, anche ci sono anche queste ragazze. Ma la scena, 咱们现在请我们的年轻的队员们一起跟我们的意大利同事这个观众打个招呼，然后欢迎他们来西安。好好好，来来来，所有给意大利同行打个招呼，来欢迎欢迎到西安啊。Quindi un saluto dal maestro Maiyu e dalle sue membri della squadra.Quindi benvenuti a Xi'an, benvenuti a visitare i guerrieri di terracotta, anche a questo recente scavo 9901, quindi lo scavo, la fossa delle statue di acrobazia. Ciao a tutti, alla prossima! Yeah! 好，欢迎到西安。